Oggi volevo farvi vedere un'opzione che ho appena scoperto in Canva. Sto creando delle slide nuove e praticamente volevo portare queste immagini da questa slide a una slide in là, no? In pratica mi sono accorta che semplicemente selezionando l'oggetto e trascinandolo da qui alla pagina sotto che io vedo sotto, me lo porta. Vedete? Io adesso l'immagine la voglio riportare qui, perché in realtà quello che mi serve fare è questo. Devo duplicare questa immagine qui. Quindi la duplico e la porto di qua. Perfetto. E qua vedete mi è rimasto, ho solo spostato questo. Volevo farvi vedere un'altra cosa, che adesso però non so se riesco a fare con questo. No. In pratica volevo farvi vedere questo, no? Come fare a raggruppare degli oggetti insieme, come questi che ho creato ad hoc, e se devo andare a spostarli, mi interessa che si sposti tutto il gruppo insieme senza dover fare troppi giri, troppe robe, senza scombinare la simmetria, eccetera. Quindi io clicco sul primo oggetto e poi tengo premuto, io ho un Mac, quindi la freccetta sotto al pulsante del maiuscolo. Tengo premuto quella freccetta lì, clicco quest'altro oggetto qui, la linea rossa, e in pratica poi o dai tre pallini qui, oppure da sopra in alto, vedete, vi dà già, raggruppa. E io me li porto in giro tutti e due insieme, senza andare a scombinare cose. Nel momento in cui io non voglio più questo raggruppamento, che è necessario nel momento in cui create ex novo delle immagini, e avete poi l'esigenza di spostarle da una parte all'altra perché magari non vi piacciono, oppure le volete ridimensionare, no? Vedete? Si ridimensionano insieme senza andare a scombinare le proporzioni. Metti che io non voglio più il raggruppamento, o schiaccio i tre pallini e faccio annulla raggruppamento, vi dà anche la scorciatoia da tastiera, oppure ci clicco sopra, vado in alto e faccio annulla raggruppamento. Clicco fuori e io di nuovo la mia linea rossa separata dall'immagine sotto. Spero vi sia stato utile. Buon lavoro a tutti!